adesso! Brucia, bastardo! Bomba incendiaria! Ci sta ammazzando tutti! Sparagli dal lato! Se non sei con noi, sei contro di noi! Tutto pronto? Dimmi quando! Pensare, spara! Peccato! Brucia, bastardo! Ricarico! C'è qualcosa! Era ora, cazzo! Non fate incazzare i ragazzi Robinson! Mi brucia il culo! Peccato! Oh. Vuoi ammazzare uno come te? E la siete cercata! Devo sempre venire io a toglierti dalla merda? Tutto intero? Sì! Com'è andata con Bug? Abbiamo trovato un accordo. Lui crepava e io gli davo una mano. Torniamo da Sammy. Immagina quanto ne sarà. Cazzo, stai graffiando la verniciatura! Comunque, immagina quanto ne sarà felice papà. Questa faccenda con gli haitiani gli pesa parecchio. Con loro fuori dalle palle le cose si calmeranno. Tornerà tutto come prima. Erano mesi che gli dicevo che dovevamo fare qualcosa del genere, ma papà... Non lo so. A volte penso che non apprezzi più questa roba. Ma ricorrere alla violenza non significa per forza perdere. Lo so, mi viene da chiedermi cosa succede dopo, capisci? No, non lo so. Spiegami. Che sia un proiettile o la mano di Dio, prima o poi tocca a tutti, no? Credo, ma Alice, noi non... Spero che il vecchio ci seppellisca entrambi. In caso contrario, ogni figlio di puttana dell'Hollow ci verrà o vorrà la nostra testa. Dico solo che dobbiamo prepararci a quel giorno. Non è una cosa di cui dobbiamo occuparci adesso. Quindi metti da parte i tuoi sogni, ok? Ok, va bene. Preso! Mi fai morire dalle risate! La cosa che Link... Cari ascoltatori, bentornati a Figli della Patria. Oggi la pausa è stata provvidenziale perché il vostro Remy ha parecchia carne al fuoco. Per fortuna il mio produttore Gilbert, che ringrazio,
è stato così gentile da portarmi un termos di caffè direttamente dalla pasticceria in centro. Ci voleva proprio. Grasso. Dice che vi pensando di accordarsi con i russi per ridimensionare il nostro programma nucleare. Questo e molto altro sempre qui, a Figli della Patria. Cosa cazzo guidi fin qua? Gli inservienti passano dal retro. Sono qui per vedere il signor Marcano. Sono Lincoln Clay. Proprio così? Non ci credo. Comportati bene là dentro o saranno dolori. Hai capito? Ci vedo un cazzo! Deve essere qui intorno, non bisogna. Neanche loro. Calma, ce la faremo. Figli di puttana! Dobbiamo circondarlo! È qui, cazzo, qui! In copertura! Cazzo! Colpo in canna! Mi ha preso di mira! Mamma, dove sei? Sì, cazzo, il trapano è passato! Porca troia, Ellis, perché ci avete messo tanto? La trivella si surriscaldava con niente! Tu e Lincoln siete ancora interi? Sì, tutto bene. Dov'è Danny? Sta spostando tutto sui lati per fare spazio per i soldi quando li prendiamo. Va bene, una volta sistemato tutto qui, mandiamo giù la roba. In fretta! Qui, figli di puttana, hanno spento le luci! Tu preoccupati dei soldi, qui ci penso io. Devo ripararmi! Prendi quel coglione alle spalle! Fai da schifo! Sono bloccato! Sospetto! Mi dai una mano! Bastardo, mi ha preso! Tiratevi fuori di qui! In copertura! Mamma, dove sei? Mamma! Trovato! Il sospetto sta scappando! Darmi una mano? Cerco riparo! Stanno cercando di tirarci fuori. Concentrati su quello che stai... Quelle guardie che dicono di essere quelle di Baton Rouge. Copertura!
È qui! Verso un altro! Mamma! Dove sei? Ecco, ammazziamolo! Un altro! Ha qualcosa per quegli stronzi, Lincoln! Merda! Cerco riparo! Non ammazzare i poliziotti, merda! Queste guardie ci faranno il culo appena cerchiamo di scappare. Via Danny, che deve tirarci fuori da qui. Quei bastardi ci hanno bloccati! Dobbiamo fare qualcosa! Ho della dinamite! Posso metterla da questa parte dell'apertura e farla saltare! E a che cazzo ci serve? Con un po' di fortuna il buco diventerà abbastanza grande da farvi passare! Un po' di fortuna? Almeno sai che cazzo stai per fare! È dinamite, quanto può essere difficile! Accesa! State lontani dal buco, cazzo! Oddio! Levamelo di dosso, Alice! Ci sto provando! Danny ha la gamba bloccata, aiutami! Le guardie stanno scendendo dal buco! Cazzo, altre guardie! Dobbiamo portare via il culo da qui! Figli di troia, gli sbirri ci stanno tagliando la via di fuga! Troveremo un altro modo di andarcene. Questa galleria deve portare da qualche parte. Cazzo! Stanno facendo cazzo, fuoco! Non esagerare! Leccatevi questo, figli di puttana! Stop attento! Fatevi sotto, luridi bastardi! Arrivano! Avanti, non ti fermare! Prendi la rampa, a tutto gas, Lincoln! Sei fuori di testa! Merda, merda, merda! Non mi sento la faccia. Ehi, tesoro, vuoi divertirti un po'? Vedi, fai bravo. Ma l'hai vista, le sue tette? Cioè, cazzo! Beh, da poco casino ci arrestano tutti. Ferma! Ferma, cazzo! Fottiti, maiale! Molla il telefono. Adesso.
cazzo. Ehi, il mio tempo vale quanto è suo. Guarda dove vai! Oh, mi spiace. Voi tenete gli occhi aperti. Ti servi? Siamo nella merda fino al collo. Dove siete? Vicino al percorso della parata. Danny è ferito. Non posso raggiungerti in macchina perché le strade sono chiuse. Senti, c'è un negozio dietro al cimitero. Puoi venire lì? Sì. Troverete una macchina ad aspettarvi alla banchina. Lincoln, state attenti, ok? Sia tu che Ellis. Tranquillo. Sammy ci manda un'auto. Sarà alla panchina di carico del negozio. Dio benedica quel vecchio. Andiamo. Ah, mi spiace. Attenzione. Che cretino. Questa parte entra nel bar. Cazzi! Vogliono dirmi che è finita la festa! Lo dico io! Quando è finita questa festa di Guarda dove. Stiamo ancora ricevendo aggiornamenti, ma pare che la Federal Reserve del centro di Newport sia stata rapinata. Una fonte interna al Dipartimento di Polizia ci ha detto che molte guardie della banca sono state uccise e che i rapinatori sono fuggiti con svariati milioni di dollari. Cazzo, hai sentito? Barca abbiamo fatto notizia. Sta zitto, George, dobbiamo muoverci. Tutte le unità rispondete. I sospetti sono un maschio negro alto circa 1,90 e un maschio bianco alto circa 1,80 e due complici ignoti. Sono armati ed estremamente pericolosi. Cazzo, hanno trovato la barca. Mantieni la calma, ce la possiamo fare. È troppo ubriaco per provare la via di casa. Devo smettere di bere. Smettila di muoverti. A tutte le unità disponibili, individuo problemi. Ricordo ancora di aver visto Hendrix suonare con Little Richard quando ancora suonavano nel Chitlin' Circuit nel 64. A tutte le unità, nessun contatto visivo con il sospettato. Avviare le ricerche nelle vicinanze. Questo posto ha un odore particolare. Non che non mi piaccia. Gli agenti sul posto stanno affrontando il sospettato. Agire con cautela. A tutte le unità, nessun contatto visivo con il sospettato. Ripeto, nessun contatto visivo. Dov'è, Georgie?
Ci siamo persi, ma prima mi aveva detto che ci saremmo rivisti alla casa. Le unità disponibili. Entra. Sospetto di un veicolo. Agenti sul posto. Attenzione a tutte le unità, sospettato localizzato. Le unità sul posto stanno ingaggiando. Se ne usciamo vivi, voglio dormire sul letto di Tim. Non mi interessa quanto cazzo costa. Sono andati? Sì, sì, sono andati. Lo sapevo che ce la facevamo, lo sapevo! Siamo lì! Beh, quanti sono?